C'è una squadra che si candida di 32 consiglieri, candidati appunto per il PD, veramente animata da grande entusiasmo per fare il bene di Rimini e dei nostri riminesi. C'è la voglia di continuare la grande trasformazione che la città ha avviato in questi ultimi 10 anni, ma anche la capacità di ascoltare quelle che sono le nuove esigenze, i cambiamenti che ci aspettano, di metterci al servizio con tanta umiltà, ma anche passione, competenza per la nostra città. Siamo uomini e donne che abbiamo esperienze diverse, c'è chi magari è arrivato a Rimini dopo essere nato in altre città o c'è chi come me è nato a Rimini e poi è stato anche diversi anni all'estero e poi rientrato e ultimamente si è occupata anche appunto dell'amministrazione della città. Ci sono professionisti e persone con grandi esperienze dal campo della cultura, del sociale, dell'impresa, del lavoro. Noi tutti siamo al servizio della città e in questo momento ci mettiamo in gioco veramente con tanto entusiasmo, tanta energia per ascoltare i nostri concittadini, proporre le nostre idee, perché il PD ha una grande visione e progettualità per il futuro di Rimini, ma anche ascoltare quelli che sono i bisogni e le necessità su cui far atterrare anche nuove progettualità. Sicuramente il Covid ci ha richiesto di affrontare nuove sfide, dovremmo essere più presenti, più capillari nei territori, sia con i servizi, penso ai servizi sanitari, ma anche ai servizi dell'amministrazione comunale. Bisogna che arriviamo più vicino possibile ai cittadini e in questo arrivare vicino ai cittadini, forse anche nel modo in cui la stessa amministrazione dialoga con i cittadini stessi, bisogna trovare dei modi e delle forme per riuscire a comunicare, a intercettare i bisogni, evidentemente non solo, no, in una fase di campagna elettorale, ma poi costantemente nel tempo anche con strumenti nuovi. Ho fatto come i salmoni, sono tornato alle origini, io sono riminese, nato a Rimini e ho abitato per 37 anni, prima a Bologna, poi a Castenaso. La decisione nasce da un articolo che ho fatto a gennaio di quest'anno dove proponevo Rimini capitale italiana della cultura per il 2024. Poi la data è slittata al 2025, però la candidatura rimane e io oggi sono il coordinatore di questo comitato che auspica appunto il raggiungimento di questo obiettivo. Una Rimini che è migliore dell'immagine che oggi ha nel mondo, Rimini è conosciuta da 2 italiani su 3, però ha, come dire, l'esigenza di alzare l'asticella, di mostrare anche quello che c'è oltre la ferrovia. Non c'è solo la Rimini del mare, la Rimini dei bagnini, della piadina di San Giovese, c'è molto altro. Quest'altro è nato soprattutto negli ultimi 10 anni ed è giusto e opportuno proporlo a tutti.